Il cinema è straordinario perché dà una chiave di lettura diversa di un tema, anche perché un po' tutti gli spettatori nel guardare il cinema vedono il mondo attraverso gli occhi del cinema, attraverso la cinepresa che diventa il loro occhio, e quindi si riesce ad immedesimarsi anche in situazioni di difficoltà, anche quotidiana, immedesimarsi nel momenti anche di disperazione, ma anche nei momenti di progettualità e di voglia e di energia. Ma il vedere che si sta occupando anche il cinema di questi temi significa che veramente sta cambiando qualcosa in questo mondo. È ovvio che tutto Le persone con disabilità, le loro famiglie, le associazioni diranno: guardate, c'è molto da fare, qui siamo solo che all'anno zero per certi versi, no? E in realtà molto si sta facendo. Il fatto già stesso di aver previsto un'autorità politica, quindi creare un osservatorio, inserire nelle agende di governo le tematiche sulla disabilità, significa già cambiare. Vedere anche il numero di eventi, di iniziative che sono promosse sul territorio, significa che si stanno interessando delle disabilità anche enti che non ce l'hanno nell'oggetto sociale. E il cinema che parla di questo significa non è un cinema de sé, questo è un cinema aperto a tutto il pubblico, al grande pubblico, e per far capire veramente dei temi che possono sembrare interessanti solo per interessati. Invece il mondo delle disabilità è proprio trasversale alla nostra società. E è l'inizio, c'è tanto da fare, noi ci stiamo dando da fare, collaboriamo con le associazioni, con le persone con disabilità per trovare delle soluzioni. Insieme riusciremo ad avere anche un'Italia migliore.